regionale celebra la giornata della memoria. Venerdì 27 gennaio la seduta solenne al Museo della Deportazione di Prato. Inaugurata mercoledì la mostra fotografica attorno alla Shoah al Centro Expo Ciampi di Firenze. E le iniziative proseguono anche a febbraio. Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, il Consiglio regionale della Toscana torna a celebrare la giornata della memoria con una serie di iniziative in presenza e con il dichiarato intento di far ripartire in tempi brevi il treno della memoria. Grazie a questo viaggio, fino allo stop dovuto al Covid, centinaia di studenti toscani hanno potuto visitare il campo di concentramento di Auschwitz in un'esperienza in grado di unire memoria ed emozioni forti. In attesa che il treno riparta, tornano le iniziative in presenza, a iniziare dalla seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana, che si terrà venerdì 27 gennaio alle 14:30 presso il Museo della Deportazione e Resistenza di Prato. Io penso che questa giornata non debba essere soltanto un modo per ricordare, deve essere anche un modo per approfondire, per conoscere, perché quello che è accaduto non accada mai più. La violenza, gli stermini che in quegli anni hanno provocato la morte di milioni di persone non possono essere soltanto ricordate, devono essere approfondite, capirne le ragioni storiche. Ecco perché per noi la giornata della memoria è un modo per fare quello che la Toscana ha sempre fatto, non voltarsi mai dall'altra parte. Sapete che il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso alato, e quando nel 1970 fu scelto come simbolo della nostra regione, si scelse proprio quello che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è una regione che non si è mai voltata dall'altra parte, una regione che ha cercato sempre di essere dalla parte giusta della storia, quella di chi ha combattuto il nazifascismo, di chi ha cercato con la resistenza di porre fine alle barbarie di quel tempo. Ecco, io penso che noi dobbiamo fare ancora di più anche rispetto a questo, dobbiamo portare queste iniziative nelle nostre scuole, dobbiamo far conoscere, dobbiamo approfondire insieme alle ragazze e ragazze, lo abbiamo fatto nello scorso anno, il Covid non ci ha aiutato, vorremmo farlo ancora di più ora, vorremmo riattivare in maniera definitiva il viaggio e il treno della memoria. Io partecipai nel 2018 a uno degli ultimi treni della memoria e vi assicuro che ognuno di quei ragazzi ritornò da quell'esperienza più consapevole, perché vedere, perché toccare con mano, perché andare nei luoghi di quella barbaria e di quella violenza ci rende tutti diversi alla fine. Io ricordo le prime ore di quel viaggio, era fatto di allegria, di sorrisi. L'arrivo nei campi di sterminio di Auschwitz, di Birkenau, cambiò la prospettiva di tante di quelle ragazze, di quei ragazzi che poi diventarono ambasciatori della memoria. E allora nel tempo in cui purtroppo sempre meno donne e uomini che vissero quel tempo sono insieme a noi, il compito delle istituzioni è quello di diventare amplificatori di memoria, di mettere in campo tutte le iniziative che sono possibili per andare in questa direzione. Alla seduta solenne parteciperanno il presidente della regione Eugenio Giani, il professor Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Nazionale Ferrucci Parri e le istituzioni locali. Sì, siamo molto contenti che il 27 gennaio, che è il giorno della memoria,
la regione abbia deciso di fare il proprio consiglio solenne sul giorno del 27 di gennaio a Prato. Prato al Museo della Deportazione e Resistenza, che per noi ha un significato anche particolarmente importante, non solo per il nostro territorio ma per tutta la Toscana. Quindi siamo molto contenti che le istituzioni e tutte le associazioni, gli istituti museali, il teatro, perché qui si parla del Metastasio, del Politeama e di tutto quel mondo dell'associazionismo, che ha deciso di collaborare e fare rete su tutta una serie di iniziative che si svolgeranno dal 27 fino a fine mese e occuperanno il tema della memoria non solo della Shoah ma della deportazione in generale. Quindi noi siamo molto contenti che questo avvenga, tra l'altro avviene con la collaborazione di tante scuole, quindi tanti studenti saranno coinvolti in questi giorni proprio per il significato che porta e per il momento storico anche del nostro paese, dell'Europa. Prima della seduta solenne, alle 11, presso la prefettura di Prato, si terrà la proiezione del video I ragazzi di Villa Emma a Nonantola, con la partecipazione degli studenti delle scuole locali. La mattinata del 27, dopo la deposizione della corona che si farà con il sindaco, poi ci spostiamo in prefettura e lì la giornata sarà arricchita dalla presenza del direttore della fondazione Ragazzi di Villa Emma, che è una realtà, è una fondazione del comune di Nonantola, in provincia di Modena, che è nata perché lì ci fu una grande accoglienza da parte dei cittadini, delle singole persone, quindi le famiglie, i privati, di un gruppo di ebrei che erano scampati alla persecuzione nazista. E il tema mi è piaciuto e l'ho voluto affrontare proprio perché si concilia molto con quelle esigenze di solidarietà e di accoglienza che in questo momento chiaramente riguardano altri popoli di altri paesi, non ultima ovviamente l'Ucraina, rispetto alla quale ci siamo tutti prodigati e continuiamo a farlo perché trovino assistenza e accoglienza anche nel nostro paese. Il tema è un tema di estrema attualità, non va visto come semplice memoria di fatti accaduti, ma va attualizzato e bisogna far intendere e far capire ai ragazzi che saranno presenti quattro istituti scolastici con i loro progetti e le loro attività che saranno esposte durante la cerimonia, proprio perché bisogna far comprendere il significato della parola libertà e della parola rispetto della persona e quindi se non lo facciamo con i ragazzi rischiamo di restare molto autoreferenziali. Un tema, quello dell'accoglienza, che rappresenta un filo rosso tra passato e presente, tra le guerre di ieri e quelle di oggi. Siamo onorati tutti quanti, tutta la città, di avere la presenza del Consiglio regionale per questa giornata importante, ma altrettanto importante e significativa è la costanza del Comune di Prato di ricordare il 27. Per noi è una data che serve ai ragazzi, alle ragazze delle nostre scuole in modo particolare, ma anche ai genitori, agli insegnanti, alla città tutta, per fermarsi e ricordare che il 27 gennaio è una data storica, non è una data di commemorazione, è una data di riflessione soprattutto in un momento in cui le guerre, anche vicine, ma quelle lontane, sono presenti nella vita dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, dei bambini e delle bambine. Per quanto riguarda il Comune di Prato, sono presenti, come negli altri comuni della Toscana, nelle nostre classi e nelle nostre scuole, bambini di zone di guerra. Quindi non si ricorda, si vive quello che sta anche succedendo anche vicino a noi. Quindi per noi è una data importante, non è solo una celebrazione, ma è un momento di riflessione importante per tutti e tutti. E proprio all'attualità di questi temi e di questi valori sono dedicate le attività del Museo della Deportazione di Prato, scelto come sede della seduta solenne del Consiglio regionale di quest'anno. Siamo veramente onorati di ospitare questo Consiglio solenne della Regione Toscana per il Giorno della Memoria, un consiglio che sottolinea l'importanza di queste tematiche, che sono tematiche purtroppo attuali. Troviamo ancora oggi il
fanatismo razzista, il sessismo, l'omotransfobia, sono tematiche di cui si sente parlare al telegiornale. Ecco. Noi non pretendiamo di avere una soluzione a questi grandi problemi, ma abbiamo la possibilità di mostrare, di raccontare ai giovani e ai meno giovani quelli che sono gli effetti di un percorso basato su questi pregiudizi. Se si intraprende un percorso del pregiudizio, se si identifica un diverso e infine si discrimina, il rischio è di portare alle estreme conseguenze un percorso di violenza che porta alla morte di milioni di persone. Se si parla della deportazione, spesso tendiamo a schiacciare la nostra memoria di italiani nel ricordo delle vittime italiane. Ed è giusto farlo, è giusto avere ricordo di queste sofferenze e trarne anche, come dicevo poco fa, uno spunto di riflessione, anche per dare un valore in qualche modo a quelle morti. Ma è anche giusto ricordare che tanti deportati italiani sono stati arrestati dai nostri concittadini, da parenti, amici, vicini di casa, che hanno scelto di commettere quei crimini. Certo, la loro scelta era una scelta estremamente complicata, non possiamo giudicare il periodo storico della dittatura, del fascismo, del nazismo, della guerra mondiale, non possiamo giustificarlo né tantomeno giudicarlo con i parametri di oggi, con i nostri parametri di giudizio, ma è giusto ricordare che ci sono state delle scelte. Donne e uomini che hanno scelto l'indifferenza, donne e uomini che hanno scelto di collaborare con il nazismo e con il fascismo, ma anche tante persone che hanno scelto diversamente, hanno scelto di opporsi e di portare avanti quei valori di pace, solidarietà, di dialogo, di rispetto dell'altro, che sono poi a fondamento della nostra Costituzione. Nome, cognome, carica. Io sono Enrico Iozzelli, lavoro al Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, sono responsabile della didattica. Vi porto il saluto della direttrice Camilla Brunelli e della presidente Aurora Castellani. La seduta solenne del Consiglio regionale è solo una parte del programma della Giornata della Memoria, che in Toscana si snoda ben oltre il 27 gennaio. Già da mercoledì, infatti, al Centro Expo Ciampi di Firenze è in corso Attorno alla Shoah, fotografie e memoria. La mostra a cura di Paola Zamboni, organizzata dal Consiglio regionale, che resterà aperta fino a sabato 4 febbraio. Attorno alla Shoah non significa la Shoah, significa fare una scelta che esce dai campi di sterminio, non perché i campi di sterminio non siano qualcosa di troppo importante da non dirsi, ma perché le vittime in fondo sono sempre state considerate i sommersi, delle persone dimezzate, non delle persone. E ho voluto quindi pensare ai sommersi e ai salvati, che come vedrete in queste sale parlano tra di loro. Tutti i tempi e tutte le persone che questa storia hanno sottesa o hanno vissuta o hanno, come dire, superata, tutti costoro sono persone e noi non dobbiamo dimenticarlo mai. Le immagini della mostra arrivano dalla Fondazione Alinari e da archivi da essa rappresentati. E sceglierei per dire per il manifesto questa foto fantastica della bambina che sorride, che è inconsapevole in qualche modo del destino che aspetta lei o tanti bambini come lei. E però in qualche modo sottolinea appunto la ricchezza di ogni singola vita. Che non può essere ridotta mai solo alla sua fine, come nel caso della Shoah. Si può pensare che queste sono solo vittime, no? Queste sono persone che avevano una loro vita e avrebbero potuto avere una loro vita. Una mostra, quella in corso presso il Centro Expo Ciampi, che mette d'accordo tutte le forze politiche. È molto significativa questa mostra, devo dire una delle più belle che abbiamo fatto come messaggio, al di là delle magnifiche
foto che sono esposte, perché incontra la sollecitazione proprio di questi giorni della Liliana Segre, che ci ricordava quanto fosse a rischio per abitudine, una memoria un po' di maniera, dico io, che si sta diffondendo e che impedisce di sentire tutta la profondità drammatica e che a volte impedisce a questi fatti della storia terribili di interrogarci per l'oggi. Allora ecco, ricordare che quelle morti sono state vite prima, che quella disgrazia è stata prima una festa, è stata volti di bambine, è stata pratica di vita, è stata lavoro quotidiano, credo che sia fondamentale, perché altrimenti noi davvero rischiamo di celebrare un santino della tragedia, un santino della Shoah e non percepire più la vita che si percepisce benissimo andando a vedere quei luoghi. Sì, tutti gli anni c'è una particolare attenzione alla giornata della memoria, quest'anno mi sembra ancora di più. Questa mostra veramente, devo dire, mi ha commosso, perché vedere queste immagini di queste persone e sapere poi la fine che hanno fatto veramente colpisce. In particolare, a parte la bambina che colpisce moltissimo, è stata la riflessione sul matrimonio che si è visto celebrare e che nessuno pensava a quello che poi sarebbe successo. Effettivamente sono cose, queste fotografie sono importanti da far vedere il più possibile. Aver messo insieme nel dramma il sorriso dei bambini dà appunto un'idea diversa da quella che siamo soliti ricordare per questa giornata, per questo periodo, e quindi insomma complimenti veramente a chi ha curato la mostra, la realizzazione, complimenti sicuramente alla Fondazione Alinari, al Consiglio regionale, insomma è un passaggio importante e non scontato, non deve diventare la ricorrenza anno per anno, ecco. E questa mostra riesce a non commettere quel passaggio errato. Le celebrazioni dell'edizione 2023 della Giornata della Memoria proseguiranno anche nel mese di febbraio in svariate città della Toscana. Il programma completo è consultabile sul sito www.inconsiglio.it e sui canali social del Consiglio regionale della Toscana.